La nostra presentazione di oggi molto breve vuole presentare alcune riflessioni sulle rappresentazioni della montagna che si ritrovano tanto nel senso comune diffuso quanto all'interno della comunità scientifica. Questo a partire dai risultati della ricerca IRTA condotta da Matteo all'interno di Sivelli, che è stato un inventario dei soggetti che fanno ricerca sulla montagna in Piemonte, soprattutto nelle Alpi occidentali in generale. Le mie prime slide sono fatte di immagini, sono immagini di montagne. La prima è la montagna di Reims, nella regione della Champagne, in Francia, che è un rilievo alto 286 metri sul livello del mare, e quindi è chiamato montagna. La seconda immagine invece è quella del Monte Stella, che è il rilievo artificiale più alto del comune di Milano, che svetta per 45 metri nel quartiere di San Siro. Queste due immagini molto semplici cosa indicano? Che ciò che è montagna nella toponomastica popolare, quindi nel senso comune diffuso, non è tanto legato alle sue caratteristiche morfologiche quanto a una sua contrapposizione di alto rispetto a un basso, alto rispetto a un basso che è anche un noi rispetto a un altro noi, che prevalentemente è il noi urbano, perché la maggior parte delle rappresentazioni diffuse provengono da un contesto culturale, sociale, anche scientifico urbano, come hanno anche descritto le presentazioni fatte finora, no? Quindi un noi e un altro che ha fatto sì che fino a non molto tempo fa, fino a poco più di 100 anni fa, le montagne fossero viste prevalentemente come inaccessibili, come montagne maledette, da evitare il più possibile, salvo perché ci abitava, e chi ci abitava però era visto in queste rappresentazioni diffuse di stampo prevalentemente urbano come una popolazione con delle caratteristiche proprie, come montanari, diversi dal noi che produce queste rappresentazioni. Anche una volta affermate definizioni più scientifiche di montagna, comunque queste hanno continuato a indicare realtà piuttosto diverse, sia dal punto di vista appunto legato all'altitudine, quindi le altre montagne sono dubbi, ma anche comunità montane, dei rilievi decisamente moderati, sono state ultimamente molto stigmatizzate, anche un pochino forse semplice, ma che comunque rispondono a questa contrapposizione dell'alto, del montano, del rilievo, nella sua complessità rispetto alla pianura. E questa diversità, queste differenze riguardano anche le tipologie selettive, quindi i modi di vita della montagna. È montagna senza dubbio, forse con qualche dubbio, Bolzano, come lo sono insediamenti arroccati nelle zone più marginali delle Alpi. Questa diversità di rappresentazioni che si ritrovano sia all'interno della comunità scientifica, come vedremo, della ricerca, che nella cultura popolare, nella cultura più divulgativa, diffusa, non riguarda solo la morfologia delle montagne, ma anche le immagini che questa richiama alla mente. Quindi la montagna è fatta di agricoltura, ma è fatta anche di innovazione, è fatta di turismo di massa, di turismo in generale, è fatta di natura, di marginalità, di conflitti. Quindi cos'è la montagna? La montagna è tante cose contemporaneamente. Per chi è abituato a maneggiare i concetti della geografia, questa non è una novità, nel senso che la fluidità dei concetti è una caratteristica degli oggetti geografici. Gli oggetti descritti dalla geografia sono prevalentemente metafore che sintetizzano la complessità della realtà. E nel caso della montagna questo è particolarmente evidente, in quanto, come dicevamo, non indica solo una certa tipologia di rilievo, di morfologia terrestre, ma richiama immediatamente alla mente un contesto complesso fatto di società, di economia, di cultura. Quindi ha un significato immediato, quello di rilievo, e un significato mediato che passa per tutte queste immagini che abbiamo visto. Mi è piaciuta molto la definizione che De Barbier, un geografo svizzero, fa di questo processo, lo chiama orogenesi politica. Quindi il costruire le montagne non è fatto solo dallo scontro tra le placche continentali, ma è fatto anche da questo svolgersi, questo dipanarsi di rappresentazioni, immagini, concetti. Questa carrellata di pubblicità di inizio Novecento legate a diverse località montane sono un modo piuttosto semplice, però una esemplificazione di ciò. Quindi il concetto di montagna è prevalentemente una costruzione sociale e culturale, per quanto passi comunque la visione comune con qualcosa di oggettivo, montagna, e invece no. Ed è bene tenere a mente che queste rappresentazioni non sono neutre,
non sono ingenue, infatti, come dire, nel dibattito scientifico è ormai assodato che ciascuna descrizione ha una valenza politica, contiene al suo interno una concettualità, nel senso che io descrivo qualcosa in un certo modo perché intendo veicolare attraverso questa descrizione una mia certa visione di questo oggetto. E le rappresentazioni hanno anche un valore performativo, quindi chi fa proprio una certa rappresentazione, in questo caso del contesto montano, si comporterà, avrà delle, si comporterà in modo tale da confermare questa rappresentazione. Le due immagini che ho proposto vogliono semplificare questo concetto, però in modo abbastanza evidente, riportando uno dei dibattiti più accesi all'interno del mondo alpino, nel mondo montano oggi, che è quello tra la montagna abitata, fatta da, costituita in buona parte delle agricolture, dell'allevamento, e la montagna naturale, che in questo dibattito viene contrapposta, in modo in questo caso politico, quindi la montagna naturale fatta di lupi che vengono, si presuppone essere incompatibili con questo altro tipo di montagna, cosa che personalmente non condivido. Una delle rappresentazioni più complesse della montagna, quella che abbiamo visto finora, quella che ci ha raccontato Marcella Morandini, quella della Convenzione delle Alpi, è una rappresentazione esplicitamente politica che vuole affermare la propria visione, complessa e decisamente interessante, della montagna. Questa introduzione un po' così vasta vuole introdurre la domanda di questa nostra presentazione che deriva dai lavori di IRTA. Quindi tra i vari attori che partecipano a questa ovogenesi politica, ma che anche sociale, che anche culturale della montagna, qual è il ruolo della ricerca scientifica? Ma soprattutto, queste domande in realtà sono venute fuori anche dopo la risultata della ricerca, esiste una ricerca sulla montagna, quali sono le sue caratteristiche, quali rappresentazioni propone e come si apporta con la convenzione, che è una delle rappresentazioni che abbiamo visto più interessanti, che in questa serie si vorrebbe veicolare. Diciamo che la risposta ad alcune di queste domande, in particolare alla prima, è già stata data nella presentazione precedente. Esiste sicuramente una ricerca sulla montagna, quella di cui parlerò io però è un approfondimento specifico, diciamo, di quello che è stato presentato prima, cioè la ricerca sulla montagna, il ruolo, il rapporto con la convenzione, alcuni aspetti contraddittori o problematici di questa ricerca sulla montagna, che è messo da questo progetto di ricerca, ho fatto una meta ricerca sulla montagna che ho sviluppato attraverso Dislivelli, ma in realtà con l'aiuto di Giacomo e di tanti altri che sono seduti anche qui oggi, e dal nome Inventario della ricerca sulle terre alte piemontesi, chi studia la montagna in Piemonte. L'obiettivo era quello di fare un po' il lavoro che ci è stato presentato prima, ma con un concetto di ricerca, una nozione di ricerca molto più ampia. Cioè non siamo andati a vedere solo la ricerca scientifica in senso stretto, ovviamente perché guardavamo una porzione di territorio più limitata rispetto a tutte le Alpi e tutti gli Appennini, quindi andando a esplodere un po' questo concetto di ricerca per vedere anche tutte le altre attività e soggetti impegnati invece in attività di documentazione, studio sulla montagna piemontese. La metafora che un po' ha alimentato questo lavoro è quella di laboratorio, una metafora spesso utilizzata, no? Per descrivere la montagna, ma ancora più forte se pensiamo al tema della ricerca scientifica, perché ovviamente il laboratorio è l'immagine forse che immediatamente possiamo associare alla ricerca, nel senso come sperimentazione. E quindi le domande erano soprattutto tagliate su questo tipo di suggestione: chi frequenta il laboratorio montagna in Piemonte, per quali esperimenti, cioè per fare che ricerche, attraverso quali approcci, attraverso quali relazioni. Infatti non bisogna neanche farsi imprigionare dalle metafore, anche quelle che prima Giacomo ha presentato. Il laboratorio è spesso concepito come uno spazio chiuso in cui partecipano alcuni scienziati appartenenti a un determinato approccio, in realtà le Alpi in questo senso sono un laboratorio molto aperto in cui partecipano, lo vedremo, una grande eterogeneità di soggetti. Se questo era un po' l'obiettivo della ricerca, la metodologia è stata vista un po' qualitativa e quantitativa, essendo abbiamo fatto anche noi una ricerca di soggetti attraverso database, indici elettronici, materiale disponibile su web, però appunto
indagando una porzione di territorio più piccola, abbiamo anche siamo andati un po' più sul campo facendo interviste qualitative. Il tentativo era quello di vedere e verificare quali erano i soggetti, i temi e i filoni, le tipologie, le forme di ricerca, le prospettive e le criticità di questa ricerca sulla montagna in Piemonte. Ricerca, come ho detto, molto ampia come definizione di partenza. Naturalmente non ho il tempo di presentare dettagliatamente i risultati, anche noi partivamo un po' da un presupposto, un'ipotesi di partenza in negativo, eravamo un po' pessimisti all'inizio. Allora l'idea che avevamo è che non si facesse tanta ricerca sulla montagna in Piemonte. E anche questo tipo di immagine, come per le Alpi, è stato un po' sconfessato. In realtà il Piemonte, la montagna piemontese, le Alpi occidentali sono oggetto di una grande interesse da parte di un numero molto elevato di soggetti, che attraverso sguardi disciplinari, prospettive, attività differenti studiano la montagna. Nessuno di questi soggetti però è esplicitamente dedicato alla montagna, questo lo dico come premessa, quindi è sempre un interesse che si aggancia ad altre attività di questi soggetti, non c'è un centro di ricerca sulla montagna, a parte forse di Sibelli, però c'era, ma l'abbiamo escluso ovviamente dalla ricerca che andava a vedere al di fuori di Sibelli stessa, e quindi la montagna è un oggetto di grande interesse, ma che si aggancia ad altri tipi di attività che sono invece prevalenti. Questo anche per i soggetti di dipartimenti universitari, ad esempio, che abbiamo indagato. Molti fanno ricerca sulla montagna, ma spesso è un interesse secondario. Più che soffermarmi sui risultati proprio in termini quantitativi, che sono poi consultabili su internet, alla fine vi do il link, sono emersi più di un centinaio di soggetti che a vario titolo studiano la montagna, con una grande mole di attività fatta dalle associazioni locali, organizzazioni che a livello di valle studiano aspetti molto monografici, molto specifici della montagna piemontese, soffermandosi su aspetti molto di dettaglio, svolgendo però un'attività importantissima che a grande scala non si riesce a osservare, ma che offre invece un lavoro di documentazione e conoscenza specifica molto, molto dettagliato, anche se spesso si sofferma sul tipo di prodotto come monografie locali, ecco, quindi con un certo tipo di approccio. In montagna è difficile trovare cose diverse, ricerche diverse sviluppate proprio in montagna, con l'eccezione di qualche soggetto come i parchi. Vorrei invece soffermarvi brevemente, negli ultimi tre minuti, su alcuni aspetti contraddittori emersi da questo inventario. Vi cito brevemente: una ricerca senza identità, un confronto, un'opposizione tra tradizione e innovazione nei temi trattati, e poi una grande questione, cioè la ricerca fatta in città e la ricerca fatta in montagna, o la ricerca sulla città e sulla montagna. La prima questione è l'identità di questa ricerca sulla montagna. Allora, la montagna piemontese, come è emerso da questo inventario, è molto studiata, sotto tantissime angolature e punti di vista, con tantissimi soggetti, se ampliamo il concetto di ricerca ancora di più. Tuttavia è una ricerca con una scarsa interconnessione, scarsi legami. Ci sono poche relazioni tra questi soggetti, a volte questi soggetti sviluppano tipologie di ricerca che entrano in conflitto tra loro, sui trasporti, sull'energia, che sono già stati citati, alcuni temi di questo tipo vedono che sono parte della convenzione, quindi in teoria una ricerca a supporto della convenzione che è in linea con i temi trattati dalla convenzione, ma che spesso prende strade molto differenti e con aspetti molto contraddittori. I soggetti che fanno ricerca sulla montagna sono scarsamente consapevoli dell'esistenza di una ricerca sulla montagna in Piemonte, c'è un basso livello di consapevolezza, che esiste questo corpus così ampio di studi e di documentazione sulla montagna piemontese, e poi un basso livello di incisività, di ricaduta sul sistema montagna, ad esempio sulle politiche, la ricerca spesso rimane nel cassetto, difficile da scovare, anche per noi è stato molto difficile andare a tirarla fuori da questi cassetti. Passando dai soggetti ai temi, la ricerca sulla montagna sicuramente in Piemonte vede una certa insistenza su temi anche a
abbastanza innovativi, produzioni locali, sviluppo rurale, energie rinnovabili, cambiamento climatico, biodiversità, risorse naturali, tutti i temi un po' che sono stati anche sono emersi nelle presentazioni precedenti, collegati alla Convenzione delle Alpi. Anche qui però scarsa contaminazione, la ricerca spesso sui temi più innovativi è quella che è anche meno collegata alle politiche, di cui si sa un po' meno, che magari è fatta dal dipartimento, dal centro funzionale di un ente pubblico, ma che spesso fa difficile che emerga o che vada a influenzare direttamente le politiche. Rimane invece una ricerca soprattutto sulla montagna, che spesso riproduce alcuni stereotipi sulla montagna, la demografia storica locale, come già citato, importante, ma che è assolutamente in linea con il riprodursi di alcuni stereotipi che spesso poi sono mediati anche da rappresentazioni esterne della città, che influenzano il modo con cui la ricerca viene fatta in montagna. E proprio questo tema del rapporto tra città e montagna è l'ultimo aspetto contraddittorio che cito, cioè tutta questa ricerca scientifica in gran parte è fatta, soprattutto la ricerca più scientifica, naturalmente è fatta in città e vede la montagna come un ambito privilegiato, un ambiente privilegiato in cui fare ricerca applicata, quindi veramente una montagna come laboratorio dove sperimentare approcci su temi molto innovativi. Questo però sottende due aspetti. Il primo è che c'è una bassa rappresentatività della montagna, quindi la ricerca è prevalentemente urbana. Molti testimoni privilegiati che abbiamo intervistato ponevano la domanda: come facciamo a spostare più ricerche in montagna? Questo non solo perché può avere un senso, perché spostare la ricerca in montagna vuol dire anche creare un indotto economico, vuol dire avere delle ricadute anche sul sistema montagna, ma anche per cercare di produrre ricerca endogenamente. Quindi capire come aumentare questa rappresentatività della montagna nel campo della ricerca. Naturalmente questo, il fatto che la ricerca sia condotta in città, non è un punto di debolezza, anzi spesso appunto i temi più innovativi vengono sviluppati in città, proprio perché in montagna si svolge quasi esclusivamente ricerca locale, con quella piccola deriva verso una riproduzione di stereotipi che ho menzionato prima. È molto difficile trovare in montagna qualcuno che faccia una ricerca un po' diversa rispetto a questo modello. In conclusione, ricollegandoci anche alla prima parte, se noi cerchiamo di capire come la ricerca rappresenta la montagna, almeno nel nostro caso piemontese, possiamo dire che sicuramente la rappresenta, ma naturalmente un giudizio sul suo contributo, cioè sul contributo della ricerca, dipende da che cosa chiediamo alla ricerca. Anche in relazione alla domanda come se la ricerca si pone in qualche relazione con la Convenzione delle Alpi, sicuramente alcuni temi sono toccati, ma spesso in modo appunto contraddittorio, con alcuni sono toccati in maniera più densa, altri sono invece più trascurati. La ricerca non è sicuramente un soggetto univoco, anche in una regione così, cioè una parte della macroregione alpina, è un soggetto estremamente diversificato, con diverse tipologie, diversi tagli, diversi sguardi, diverse scale di analisi, obiettivi. Spesso queste rappresentazioni della montagna appunto non vanno verso una direzione a sostegno di un tema del protocollo della convenzione, ma sono a volte ricerche più piccole, più dettagliate, talvolta sono contrapposte, talvolta sono esplicitamente conflittuali, danno risposte o visioni molto contraddittorie. La domanda potrebbe essere quella di, questo non è di per sé un male, ma il tentativo di far parlare di più i soggetti che fanno ricerca, di creare relazioni più forti, potrebbe far emergere anche una contaminazione positiva dal punto di vista della possibilità di indirizzarsi maggiormente verso una ricerca a sostegno della Convenzione delle Alpi. Infine c'è questa mescolanza che ho citato già alcune volte tra rappresentazioni eterodirette, cioè provenienti dalla città verso la montagna, che poi diventano endogene e quindi si riproducono in alcune studi e attività di documentazione, che spesso però riproducono alcuni stereotipi sulla montagna che disrivelli la Convenzione delle Alpi cerca in qualche modo di superare. Chiudo ringraziandovi per l'attenzione e segnalando alcuni siti, alcuni link da cui potete trovare informazioni e scaricare tutti i materiali che abbiamo prodotto in relazione a questa ricerca. Grazie.